Non mi prendere per bugiardo. Non mi prendere per bugiardo. Vada retro. Balla dietro. No, ho detto vada retro. Vada retro. Madonna, si vede che non sei un esorcista. Vada retro. Madonna, quanti cadaveri. E lì è dove è andato il mostro. E dobbiamo andare là allora. Aspetta, voglio esplorare. E vai, vai, esplora, vai. Vai, esplora, vai. Ho paura. La radio. Oddio. Ah! Ma che era? This is as official as I need it to be. I love you, Selim. Put the damn ring on. Oh my heart. Oh, guarda. Put the damn ring on. And you will wear mine. Che carini. Hai letto cosa ha scritto? Sì. I put my cock in your fucking asshole! Sono gli schiaffi questi sono! Sei una bestia, sei! No, ragazzi, posso sparare. Spara col cannone. Nasconditi qua dentro fino alla fine del gioco. Veramente posso sparare. Boom! Ciro! Tutto timpano, chi è stramuente? Che cazzo è sto verso? Io non sento proprio niente. Ciao! Ragazzi, sento versi. Cacciatore mi ha ricordato Bloodborne. Ho paura. Eccolo! Io lo vedo. Eccolo. È molto carino, andiamo a salutarlo. Benvenuto sul nostro canale. Vai a salutarlo, vai. Oh mio Dio, ma quanto è brutto. Ragazzi, non so se lo vedete, ma c'è un'ombra lì. Oh marone, mo che devo fa? Ah, vai da lui, vai da lui. Ma che vai da lui, ma tu sei scemo. Vai da lui, vai da lui. Zitto, 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 non mi mettere più pressione. Ma che cazzo sei? Attenzione, ora arriva Ermannaia. Stai fermo. Ma è un 2-3 stella perché sta fermo come una statua. Ma non è che è una statua. È una statua, ci. È una statua, ma sei proprio scemo. Vedi, sono tutte statue. All dead. Tutti morti. Ma vaffanculo, va. Mi ha fatto cagà sotto. Mi ha fatto cagà. Vai. Ma sei andando? Sì, sono abbassato, però ho paura. Ho paura. Prima mi è uscita la scritta, mi ha detto: cammino abbassato perché sennò fai rumore. Che cazzo significa? Cammina abbassato altrimenti ho capito, ma perché me lo dice? Perché è cornuto, perché sa che c'è il mostro. Hai una faccia terrorizzata, ci. Lo so. Io ti giuro, non vedo l'ora quel joystick, quel non joystick. Non vedo l'ora di comprare la webcam e far vedere a tutti come sei terrorizzato. Sì, sì. Tu giochi, io leggo i commenti e poi vediamo chi fa la faccia terrorizzata. Con Zelda sei tu, Giulia. No, io mi spavento difficilmente con i giochi. Sì, sì, certo. No, certo. Solo con quel gioco mi stavo spaventando. Che? Oh, no! Oddio! Sì. Allora. Non so se è dietro, se è avanti. Sotto. Ma che... Ma quali sono i contenuti esclusivi dell'abbonamento? Ah, ma incazzare io mi... Io corro! Mi incazzo con tutti i giochi. Io corro, io corro, io corro, io corro, io corro. Via! Molti di cadere davanti, molti. Oddio! No! Eccolo! No! Ma è un alieno! Che ne dite? Iniziamo, ragazzi? Iniziamo? Giulietta, iniziamo? Grazie mille! Sei diventato un cacciatore! Come si pronuncia il nome? Kais99? A parte mi hai fatto venire un infarto perché ho le cuffie e mi hai fatto venire un infarto, grazie comunque. I comandi è... Leggi da qua per te. I comandi li hai impostati? Sì, li ho impostati. Sì. Dai ragazzi, iniziamo, sono carico.
Prova ad abbassare gli alert. Vabbè, dopo lo faccio con calma. Non giocare per vincere. Immergiti nel mondo e nella storia. I tuoi nemici sono la paura e l'oscurità. Ma anche gli alert sono una paura, a quanto pare. Ecco, il buio già ti vuole immergere con la schermata nera per farti sentire a casa. Ecco, spedizione mineraria. Dall'Algeria al Sudan francese. Schizzi, marzo... When you realize what the pain has made of you. In hiding. Curled in on yourself. Unable to show the world your face. Acting on instinct. Lashing out. Even at those closest to you. Time has passed. And time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, Giorno. Every day, you do what you must to survive. Scusate ragazzi, ero concentrato sulla storia. Comunque, ciao a tutti. Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marco. Oh. Ma che no cazzo? Idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Seriously? Oh. Yasmin, get up here! Hello. This is Algiers. Can anyone read me? Mayday! Mayday! This is Coton. Do you read? Hey, hold on. Ragazzi, come dice Giulia, la intro ricorda molto Bioshock. Anche lì c'è un disastro aereo. Don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Did you find him? He must understand. Don't forget. It's her. It's all because of her. Focus. I am Tessie. I am still Tessie. Ma che cazzo? Ma questa è psicopatica. Ma forte pure. Oh God. Where? Fight it. Combatto. Don't give in. What?
Ah, io non so cosa sta succedendo. Mi dispiace. Ragazzi, è Blind Run, è la prima volta che ci gioco, quindi... Don't forget. Don't lose yourself. I have Lorden. Il Laudano. Lo stesso del primo. Calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Questa ragazza mi spaventa. Allora ragazzi, mi dovete dare un secondo perché devo modificare alcune cose della live, del tipo il titolo e la descrizione, quindi ci metterò veramente pochi secondi e recupero anche la chat, perché quando ci sono i video di intermezzo cerco di essere attento alle descrizioni per capire qualcosa, perché già non si capisce un cazzo come tutti gli amnesi, quindi abbiate pazienza, datemi un secondo. Intanto vuoi dire qualcosa alla chat? Tieni, se vuoi rispondere. Vabbè, sì. Allora, dovrebbe essere questo. Cosa vi aspettate da sto gioco? Paura. Tanta paura, sinceramente. Vorrei cagarmi sotto come bei vecchi tempi. Cosa abbastanza facile, perché se avete visto il gameplay di Resident Evil mi cago facilmente sotto, però... Qualcosa di più spinto, ecco. Aggiorno informazioni, quindi... Sono state aggiornate con successo. Perfetto. No, io onestamente non sono una grande fan della serie, onestamente, quindi non mi aspetto niente di che. Vedremo. Ammazza che nome. Ti chiamo Putin, famo direttamente. No, si chiama Dotin. Doin. Doin? Stamattina mi ha detto di chiamarlo Doin. Ok, Doin. Non è psicopatico, è colpa dell'amnesia. Sicuramente, ti credo, ma io veramente sono in blind run, quindi non so cosa pensare di lei. Dotin. Ok. Dotin, Totin, Putin. C'è ancora sotto God of War. Prova ad aggiornare, vedi se adesso è cambiato. Bisogna aggiornare, ragazzi, bisogna aggiornare. Allora, chiudi il blocco del... Che è sta roba? Sì. I have to remember she will die. Find Saum. Salim. Sì, Salim, ok. I have Lorden. It will help. Ah, ok, sono i ricordi. Va bene. My book. My handwriting. I don't remember. Ok, non si ricorda nulla. Ragazzi, luminosità, troppo scuro, ditemelo. Doctor, I'm here. I'm here. Sì. Display. Sì, dovrebbe essere sì, display forse. Gamma. Sì. Va meglio? Beh, purtroppo meglio di così non possiamo fare, anche perché Amnesia in teoria dovrebbe giocare molto sul buio. This is Dr. Metzia. Mrs. Ritter. Nella porta della cabina di pilotaggio della casa Sandra.
Hello. Hello. This is Tessie. Forse devo inserire sta roba. Nella cabina. Lo so. Però ci provo lo stesso. Allora, i comandi non sono molto intuibili. Prova a metterla qua, invece. Per aprire... Che cosa c'era scritto? Per aprire... Interagire con essi... E l'ho premuto. Ah, ok. It's not easy. Wow, è bellissimo. Siamo nel deserto. Ambientazione completamente diversa dai primi Amnesia, ovviamente. For God's sake, help me! I remember. Ciao Wolf. People Ciao, were Wolf. Hurt in the crash. I was here. I think. Where did they go? Where's Salim? Ok, io darei un'occhiata veloce all'aereo, sì. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa, tipo la radio, qualcosa da inserire in Leon, Jonathan, give us a hand here. Ammazza, non ti ricordi. Stanno a spammare i ricordi. Vediamo qua sopra, nulla. In my case, left side, bandages, quickly! Purtroppo mi tocca giocarlo col joystick perché ho finito le porte USB e non posso attaccare mouse e tastiera. Ci ho attaccato praticamente di tutto al portatile. No, Rachel! Sembra non esserci nulla di interessante. Resta sotto la luce diretta al sole è una brutta idea. Resta all'ombra. Ah, pure! C'è pure sta meccanica. Interessante. Quindi se stiamo troppo al sole... Leon Kennedy. Come si corre? Ah, così, ok. Lo so, sto andando verso l'ombra. Qui ci sono due tombe, what? Sì. No, penso che se resti troppo al sole diventi pazzo e ti serve quella medicina di prima. Ah, ok. Sab, una domanda che magari ti hanno già fatto. Il prossimo gioco di Resident Evil che porti, non contando il 4 che devi ancora finire la seconda run. Code Veronica, ragazzi, Code Veronica. È uno dei titoli che ancora mi manca. Lo giocai tanto tempo fa, ma non lo finì. Non perché non mi piaceva, perché formattai il computer. E quindi mi piacerebbe recuperarlo insieme a voi. Veramente non un bel titolo. Anche quello che dovevo registrare ieri. Ah no, quello no, aspetta, quello è a sorpresa. Ma quello poi non c'entra niente con Resident Evil. Wait, thank you. But we've no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Salim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Hank. Ragazzi, il sole mi sta letteralmente ammazzando, ma... Caves? Non sono lontani, ha detto. E allora continuiamo da questa strada, tanto comunque ci sono i rottami che ci fanno da guida. Corre, ti ripremuto il LT mentre ti muovi. Sto facendo. M'hanno fatto il remake? Non è il remake, sta roba. No, penso di Code Veronica. Di Code Veronica no, assolutamente no. Magari uscisse. Sarebbe qualcosa di interessante. Salim! Madonna, Salim, questa m'ha stonato. Salim, aiuta! Girare le ste dune così rimaniamo all'ombra.
Prova ad abbassare l'attacca di un attacco il volume. Dovrebbero essere queste? Vediamo se c'è un'entrata. No. Quindi è un po' più avanti. Che bello rivedere Sonnesia. Forse, anzi, sicuramente ricorderai Jonah Story. Già, sì, via. Certo che me la ricordo. È stata terrificante. Una delle mod. No, non mi ricordo se era un DLC o una mod. Penso più una mod. No, un DLC era in realtà. Ed è stato uno dei più terrificanti in assoluto che feci. Io, guardate, ragazzi, spero che questo Amnesia non ci deluda perché. Da quello che ho visto sembra interessante dalle recensioni eccetera, però. But it's good, isn't it? Vedremo. People have been here. Ma c'è Erpi. Silent. We'll be Speriamo. Shot with salt. Instead of dying first, I get it. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Ok, sbrighiamoci perché. Non c'è un cazzo. Ma che è stato? L'oggetto. Va bene. Cos'è? Una borraccia sembra. E poi come. A parte questo, cioè, è una borraccia al 100%, come si interagisce? Ciao, Vespira. Ciao, Andrea Vespira. Grande. Non ricordo del League of Legends. Esatto, è lui. Il grande Vespira. Oh, there is a cave. Oh, thank God. Dearest Susan, dearest Alfie, the stories don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavours, the colours, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love, always. Dad. Ok, miei adorati Susan e Alfie. Ciao. Ragazzi, ciao Flame Master. Ciao ragazzi, ciao a tutti veramente, grazie. Non mi chiedete che cazzo sta succedendo perché sono il primo a non capire quello che sta succedendo. Chi è questa? Rachel Holt, Mandriana Capo, documenti viaggio dall'aeroporto di... Grazie mille, sei diventato un cacciatore ufficialmente. Ciao. Una boccata d'aria fresca. Devo ringraziare C per averla suggerita. Ha sempre tutto sotto controllo. È molto più brava di me. Devo darle un po' di tempo per farla prendere la mano con lo scenario locale. Ma promette molto bene. Spero possa diventare un membro permanente per i prossimi viaggi. Riferito a chi? Rachel Holt. Ah, ok. No, Rachel Holt, penso che quella che l'ha scritto. Fotografia. Va bene. Rachel? Yeah, she organized those lectures in London, and Charlie back at the Institute recommended her. Got a good head on her. I like her. No, don't you give me that look. Guarda, Vespira, onestamente a me non mi è piaciuto molto Machine of Peak perché non faceva molto paura. Ci sono state veramente poche scene di quelle toste, ecco. Non dobbiamo entrare dentro. Ah, ok. Bisogna proprio interagire con qualsiasi cosa. Oh, Tazi. Look at her hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. Hello, my little one. Un po' inquietante. Premi un tasto per continuare. Quindi Salim e lei, la protagonista, stavano insieme e hanno avuto una bambina. Da quello che ho capito. Salim è suo padre. Ah, il padre di lei. No, non è no, il padre. Era il fidanzato. Era il fidanzato, c'era a fianco a lei sull'aereo. Era Salim. Poi no, la figlia che dà il pupazzo a... No, era il compagno perché gli ha dato il pupazzo della bambina. Sì. It's alright, I can manage. Come on, not far now. Il The Dark Descent rimane il più... Hello? Secondo me. Is anyone there? Salim! Salim all'akbar. Allora, il socio di nosa orribile, non si dice. Vabbè, però io spero che se c'è un nemico, cioè, ci facciamo. Non quello che significa, ma quello, allora, associato. Va bene, mi dissocio. Allora, The Dark Descent rimane il più pauroso secondo me. E guarda, se hai giocato anche questo,
Va bene, ma se non l'hai giocato, non dirlo prima della fine. Perché magari questo potrebbe riservare delle belle sorprese. Spero. Io sono musulmano. Chi? Io sono musulmano. Allora ti chiedo scusa, Vass, non era in modo offensivo. Però mi è venuta così giusto per fare il demente. Esatto, esatto. Esatto. This is us. Salim and me. Agosto 33, l'amore trascende la legge. Ah sì, è vero, perché era illegale. Cos'era? Cioè, non ho capito che significa l'amore trascende la legge. È prescindere dalla legge, non c'entra niente. Ah no? Forse non potevano stare insieme, che ne so. Sì, penso di sì. L'ho finito pure questo, tranquillo. Ah, allora ti credo sulla parola. Ti conosco abbastanza. Grazie. I had something to say to you. A whole speech, something poetic, but... You don't need to say anything. I know, it's just... I never thought this would happen. Any of this. You and me, I would never have imagined it. Selim, there is no one I would rather spend my time with. Che carina. Really? Really? Stop worrying, I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Desi Trianon. I said no poetry. Sarà morto Salim? Boh, lo scopriremo. Intanto qui ci sono... Come rovinare un momento dolce? Vabbè, io spero che sia vivo perché, poverina, sembrano innamorati tantissimo. Poi hanno una figlia, caspita. Comunque questi stracci sembrano insanguinati. Ma perché dovete sapere, io sono un po' un detective, quindi noto qualsiasi dettaglio. Non ridere, Giulia, non ridere! I'm sorry. I will be still. Salim, I have you. I have you. Ovviamente gli daremo un nome come abbiamo sempre fatto perché... Comunque su YouTube sei il top. Su Twitch fai schifo! Su Twitch fai schifo! Proprio al cazzo! Chi è? Bannalo! Scherzo! No, fermi tutti! Mai bannato nessuno. Algeria, continua. La colonizzazione dell'Algeria è stata resa difficile dalla presenza di una popolazione nativa con una propria civiltà. Nomade e dagli istinti bellicosi. Sai che significa bellicosi? Certo. Che significa? La guerra. Sì, roba del genere, sì, esatto. Il primo passo fu... fatto con la regione del Tell, seguita poi dalla presa delle catene montuose e degli altopiani. Si sono verificati flussi migratori spontanei dall'Italia e dalla Spagna, e un sistema di concessioni terriere e altre concessioni ha attirato numerosi immigrati dal sud della Francia. Ma che cazzo ce ne frega di sta roba? Il territorio è ricco di minerali, che tuttavia non sono stati sfruttati del tutto. Ma va bene, ma... Sì, lo ma zinco... basta sta roba, dai, non è importante... Fantastico. Allora, su Twitch mi fa strano vederti, a me fa strano vederlo tutti i giorni. Sapo, ma porterai qualche altra serie di Resident Evil? Abbiamo detto di sì, Code Veronica molto probabilmente. Code Veronica, ragazzi, Code Veronica. Ho appena finito Resident Evil 3. Appena, sì. Grande. Ti consiglio il gameplay del 3, quello vecchio. Ah, ok. Mi manca il mannaia. Ti manca il mannaia? No, per niente. Allora, questa è la tessera numero 9. Il nome di diventante Yasmin. E non è lei Yasmin? Yasmin. Oh no? Penso di sì, sai? Penso sia lei. What a beautiful girl. Ah, is non that è lei. Your daughter? Yes. My father keeps nagging me for grandchildren. Verità, sì. Did you leave her in Paris? Grazie, Vass. Yes. Is she with her grand? Yasmin, I'd like to check the Sadiola samples are packed up. Spadovar 96, grazie mille. Sei diventato un cacciatore ufficialmente. Sorry, Hank. No, ho paura del buio, ho capito, ma magari... Tanto comunque c'è la luce qua. Qua si accende. Madonna quanto sei brutto! È il pezzotto. Accendi. Avvicinati. Mi sono avvicinato. Ah, cliccaci. Ah, vedi. Ok. Poi, Ma che è sta faccia? Ma è orrendo, se è lui mi cagherò sotto. Ti caghi sotto anche della tua stessa faccia. Selim. Vado quanto è buio qua. No. He said he'd leave a I went to see Monsieur Esperandio at the market, but
He has no more work until next week. I know that Tazi has savings, and I know that something will come, but it is hard. It is not just two of us now. Ma chi cazzo entrerebbe mai là? Ragazzi, io non so dove cazzo andare, quindi... Vai, dritto per dritto. Dritto per dritto è chiuso, dritto per dritto. Quindi dobbiamo andare per forza nella zona... Immaginavi, ti giri indietro. Madonna, pure il vento. Pure il vento. Ma i video del canale precedente consiglia giochi dove li si può trovare. Penso che l'abbia eliminato quel canale. Quello là è eliminato, tanto tanti anni fa. Tanti. Non vedo un cazzo, i fiammiferi stanno per finire. Oh, ecco. Ah! Sì, vai. No! Ah! Già mi sta sul cazzo sta protagonista. Che cazzo era? Stai al buio, non so come dobbiamo mettere la tua paura. Oh, sì, non c'è bisogno, pure con la luce mi cago sotto, non ti preoccupare. Gli scarabei ci stanno a terra. Scusate, rietto, mi è finito il termagarino. No, ragazzi, stiamo a finire i fiammiferi, che dobbiamo fare qua? C'è pure un bivio, come se non bastasse. Bivio? Sono tre sì, è vero, sono tre, cazzo. Dove vado? Decidi tu. Al centro. Anzi, facciamo decidere la chat. Dobbiamo prepararci ad un urlo? Ragazzi, sinistra, avanti allora, o destra? Allora, Ryan, ti giuro che se Ciro urlerà, mi urlerà nelle orecchie, io gli tiro uno schiaffo di rovescio. Vabbè, ho capito, dovete ne vai di là e... Destra, tutti destra stanno dicendo. Andiamo a destra, ragazzi. Andiamo a destra. Accendiamo il fiammifero. No! Avete fallito. Destra è un vicolo chiuso. Vicolo, come si dice? Un vicolo... Cieco. Io te l'ho detto di andare a cieco. Forse avevi ragione. Oh! No! Maledetta! Perché sei così stronza? E mo che faccio? Non lo puoi prendere. In più reagisci con quello perché sei lui. If only I had a lantern. Something. Sì, certo, se avessi un aereo funzionante, un idromassaggio. Oh, thank God. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. La Troy. Cominciamo. Ma mi bannano queste cose, no, no? Posso essere volgare. Essere per favore più. Più. Madonna, già me lo immagino davanti. Ma sei lui, okay. Davanti a me urlo come un matto. Questa è la torcia, poi la puoi prendere, vai. No, non penso, sai. È strano che accendi due vicini. Non penso. Lo so, infatti è strano, sì. Scusa, togliti sto fiammifero dalla mano. Prova sì. A prenderla. Sto premendo. No, vedi, si muove. No, non si muove. Dove si muove, scusa? Eppure, perché non la prende, ragazzi? Family friendly. Ma non penso proprio. Quanto mi sta sul cazzo. Scusa, sta protagonista? Premier. Lo sto premendo. Vabbè, proseguiamo, che vi devo dire? Senza accendini, senza un cazzo di niente. He was hurt. He can't have gone far. Lo so, quella è la mia paura, di trovarmelo in faccia il mostro. Guardala, wow, che brutta cera c'ha sto mostro. Oh, prendi. Ah no, si spegne, non si può prendere. Vedi, la spengo così. Cioè, questa è proprio handicappata, non posso neanche prendere un... Stavo preparati a non solo ad essere sotto, ma anche a prenderle perché urli. Infatti. Doppio danno. Sento versi. Un marone. Apri, cazzo. I feel so much better in here. It reminds me of somewhere else. It feels a bit like the shrine at Douvre. Back home. C'ho l'ansia a mille. Che è sta roba? Ammazza che bella panza, signor. Ma questo è body shaming, sì. Vabbò, sarà body shaming, però almeno sono... Madre Santa, ascolta la mia preghiera. Punto. Vabbè, una divinità che hanno adorato. Adorato. Però adesso la... Aspetta. Eh? Che pro, lo sapevo. Bastava che lo facessi cadere a terra, cioè non c'è bisogno di... può essere, sai, può essere. Non è può essere così, cioè...
Vediamo. No, quello no. Va bene, va bene. Allora, non c'è nient'altro da fare, giusto? Cioè, posso andarmene. Ma la candela non la puoi prendere in mano, scusa. Che te no, non si può prendere. Stavo scritto che la potessi avere il simbolo della mano. Allora, poi ti faccio vedere. Se io adesso faccio così, no? Guarda, la spengo. Ok. Vado? Spegni? No. Vai, si continua. Che cazzo era? Meno male che senti solo tu. Avvicinati. No, no, così ti caghi pure tu. Ma certo, mi devo cagare io, no? Che è? Infatti, cos'è? È un'altra luce. Accendi. Oh, Maronna! What was that? Cos'è stato? C'è una lettera, mi interessa, voglio vedere. Ma che cazzo accendi i fiammiferi che non ne abbiamo più? From Hank Mitchell. She offers no! Book. Journey to French Sudan. I pray Alex. That she will take it. It is what she needs, what both of us need. To be away from these memories. And back into the world. Questo è scemo! Questo è scemo! Ma che cazzo me ne frega di sto fogliettino? Manco avessi detto, guarda, c'è un mostro e lo sconfiggi così. Sta facci, cazzo, ovunque. È pure in bilico, capito? Un maron, un maron. Non mi si spegne, fare. Guarda, si spegne il fiammifero. Attenzione. No! Non ho più. No, 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 no. No! No! Vabbè, Lara Croft questa. No. Lara Croft è appunto. Che cazzo, cazzo? No, vai, che e mo che faccio? Cristo, my quella tro... No! What's wrong with me? Va bene, Ryan. Muoviti, che avrei davanti, muoviti. Sì, infatti... Oddio! No! Eccolo! No! Ma è un alieno!